Allora, buonasera a quelli che sono collegati su Zoom e a tutti quelli che sono collegati dalla pagina Facebook di Cronoprio. Ringraziamo per questa loro presenza e partecipazione. Questa sera presentiamo un libro recentemente pubblicato da Cronoprio, che è la traduzione italiana di un testo di un grande storico della filosofia francese, Émile Breyer, dedicato alla teoria degli incorporei nello stoicismo antico. E credo di parlare anche a nome degli altri soci della casa editrici che siamo contenti di aver pubblicato questo libro che, pur essendo un grandissimo testo della storia della filosofia, che ha avuto, come spesso accade ai libri di storia della filosofia, quando sono di questo livello, effetti veramente importanti nel pensiero e nella filosofia del secondo Novecento, non è stato in realtà mai tradotto in italiano. E se pensiamo che un testo pubblicato la prima volta nel 1907 è passato praticamente un secolo e qualcosa, senza che l'editoria italiana, ma anche direi il mondo della filosofia e della ricerca, abbia ritenuto che fosse necessario dotare anche il lettore italiano della possibilità di un accesso diretto e non mediato a questo libro, che appunto è un libro di estrema importanza e penso che poi la sua importanza, i suoi effetti, per esempio sulla filosofia di Gilles Deleuze, come di altri, diciamo, pensatori del Novecento, verrà poi illustrata dalle persone che gentilmente si sono offerte di parlarne insieme a noi. Adesso io ve le presento abbastanza rapidamente perché poi si passeranno la parola da soli, se, in modo tale da esonerare me da questo compito sempre un po' assurdo del moderatore o dello smistatore della parola. E in primo luogo parlerà e ci dirà qualcosa anche del suo lavoro di traduzione e di cura, appunto la persona che ha tradotto e curato per noi questo testo di Émile Breyer, che è Francesco Fogliotti. Io devo essere sincero, ho scoperto recentemente questa persona, non la conoscevo, e ho capito che è molto cronopiano, perché ha una personalità, si potrebbe dire, poliedrica. Perché da un lato è ormai un accreditato traduttore, per cui non è soltanto il traduttore del testo appunto di Émile Breyer per noi, ma proprio in questi giorni è in uscita la traduzione di un testo di Georges Didi Huberman, Sentire il Grisù, e ha tradotto, è uscito poco tempo fa, un testo di Yankelevich. E anche di David Lapujade, che è un delesiano oltretutto. Infatti è uscito recentemente anche un libro su Deleuze di questo autore. E tradurrà per noi, credo che uscirà nell'autunno di quest'anno, un testo molto breve, però folgorante, di Maurice Blanchot, che si chiama L'amicizia. Però è anche, e questa è stata una scoperta, diciamo, molto recente per me, un regista cinematografico, un videomaker, credo, forse più correttamente, che diciamo, è noto soprattutto da quello che io ho potuto capire per due cortometraggi, lungometraggi, non ho capito bene la durata di queste due opere, che una si chiama L'immagine mancante, credo che sia sulla condizione giovanile, e l'altro invece è una cosa su Guido Cerovitti, che hanno ricevuto, diciamo, opere che hanno ricevuto anche dei riconoscimenti in festival. E dunque, insomma, è una figura rilevante da quello. E dunque, siamo contenti che faccia parte della scuderia di Cronopio. Troppo Dopodiché, invece, gentile, troppo gentile. dopo che Francesco ci parlerà appunto un po' della sua idea di questo libro e di quello che, delle difficoltà eventualmente che ha incontrato nella resa italiana, abbiamo invece due filosofi di professione, qua si può dire, perché insegnano entrambi filosofia teoretica, l'uno Rocco Ronchi all'Università dell'Aquila, l'altro Nicola Russo invece qui a Napoli, alla Federico II. E
sono due esponenti importanti del pensiero filosofico italiano di oggi. Ronchi forse è un po' più conosciuto di Nicola, ma dopo che Nicola ha pubblicato con noi due suoi libri fondamentali di filosofia allo stato puro, che si chiamano infatti uno La cosa è l'ente verso l'ipotesi ontologica e il secondo L'ipotesi ontologica dell'essere volume primo, il che vuol dire che ci sarà un secondo volume. Rocco Ronchi forse è un po' più noto perché diciamo, è più, da più tempo sul palcoscenico del pensiero italiano e conosciuto soprattutto, io l'ho conosciuto come un notevole studioso di Bergson, che poi è diventato un po' anche la fonte ispiratrice della sua posizione filosofica che ha incominciato poi a sviluppare in libri successivi, fra cui soprattutto il canone minore, che è un'idea, se ho capito bene, di filosofia alternativa a quella individualistica, antropocentrica e via di seguito, che secondo lui invece è la linea dominante. La linea di Rocco Ronchi potremmo dire una linea votata a una filosofia ontologica, non so se posso permettermi di usare questa espressione, comunque centrata sull'immanenza. E infatti una delle sue testi più recenti si chiama appunto Immanenza una mappa, lo ha scritto insieme a Riccardo Panattoni, ma questo dà un'idea di quale sia la posizione filosofica di Rocco Ronchi. A questo punto penso che possiamo incominciare e passerei la parola a Francesco Fogliotti, che poi la passerà a sua volta a Rocco Ronchi e poi a Nicola Russo. Ci risentiamo fra qualche minuto. Prego. Grazie Bruno Moroncini, grazie davvero. Microfono. Ecco, si sente? Sì. No, volevo dire che il libro che ho proposto a Cronopio, il libro di Blanchot, Pour l'amitié, l'ho scoperto proprio in una lettura, nella lettura di un libro di Moroncini, e Gli amici non si danno del tu, che era uscito proprio con Cronopio. E quindi, Grazie. allora io, senza troppe interruzioni, inizierei. Sente? Mi sentite? Sì. Allora, dunque, io vorrei insistere un attimino in questo mio intervento. Più che sulla traduzione o sui problemi legati alla traduzione, eccetera, proprio sul contributo originale di Breillet, e cioè sulle due figure di profondità e superficie con cui Breillet, insomma, interpreta il pensiero stoico. Non, è un elemento che si trova soltanto nella sua lettura, non si potrebbe fare il nome di un altro studioso che abbia, come dire, individuato questa linea, eccetera. Quindi, mi sembra il contributo più ricco, eccetera. Però, prima di tutto, allora, siccome è un libro che parla degli incorporei, io vorrei un attimo soffermarmi sull'incorporeo, cioè cos'è in questione in questo libro. Perciò, la prima domanda che possiamo porre è che cos'è un incorporeo, molto semplicemente. Allora, se per gli stoici un corpo è ciò che ha la potenza di agire e di patire, e questa è la definizione dei corpi che gli stoici, come si sa, mutano dal sofista platonico, radicalizzandola però, nel senso che per loro essere e corpo si identificano. L'incorporeo allora si definirà per privazione, come ciò che non ha questa dynamis, questa potenza. Però, se nel sistema stoico, no, nel sistema in senso forte, tutto ciò che esiste è corpo, e perfino elementi che ai nostri occhi di moderni sono tutto fuorché corporei, come per esempio le virtù. Per gli stoici le virtù sono corpi, ma corpo è anche la rappresentazione razionale, per esempio. A questo punto, se tutto è corpo e tutto è così corporeizzato, come può darsi qualcosa di incorporeo? Infatti, ecco, è questo il punto degli stoici, vi sono alcuni residui inattivi e impassibili e sono in numero di quattro, sono esattamente quattro. Si tratta del lecton, o i lectà, come vedremo,
il luogo, il vuoto e il tempo. Sono quindi questi i quattro incorporei stoici. Potremmo anche chiederci che cosa accomuna elementi così diversi. Ecco, qui Breillet lo dice proprio laconicamente. Tutti gli incorporei, cito, si riducono a una sola nozione, quella di attributo categorema dei corpi. Anzi, aggiunge Breillet, è proprio l'aver inserito in uno stesso gruppo esseri così diversi a costituire la profonda originalità dello stoicismo. Cerchiamo quindi allora di osservare un po' più da vicino questi quattro attributi. Ora, qui naturalmente procederò con una certa disinvoltura, perché ciascuno di questi elementi solleva un'infinità di problemi che forse non potremo affrontare, eccetera. Quindi sarò un po' brusco. Farò un elenco. Quindi, il primo incorporeo stoico è il lecton. Breillet lo traduce con exprimable, esprimibile, e il lecton è proprio questo attributo dei corpi. Se viene espresso nel linguaggio tramite un verbo privo di soggetto, scrive, parla, eccetera, è un esprimibile incompleto. Se invece è il soggetto, è un esprimibile completo. Tra l'attributo semplice, ossia il verbo, e l'attributo effettuato nei corpi, per gli stoici non vi è alcuna differenza ontologica, poiché sono entrambi irreali nella misura in cui non modificano la natura del corpo e perciò dell'essere. I lectà come eventi sono alla base non solo della dialettica, ma anche della semiologia. Perciò, certo, sono elementi che, come dire, esorbitano da questo corporeismo complessivo, però vanno a occupare l'intera dialettica e l'intera semiologia, cioè la teoria del ragionamento e dei segni. Secondo incorporo, il luogo che del resto aristotelicamente costituisce insieme al vuoto la nozione generale di spazio. Il luogo appunto è a sua volta un attributo determinato dalla natura stessa del corpo, dalla forza interna che ne tiene insieme le parti. Exis, fusis, psiche, nous, a seconda che si tratti di un minerale, una pianta, un animale o un uomo. E non è invece determinato dal suo rapporto di posizione con qualche altro corpo. Terzo incorporeo, allora, il vuoto. Il vuoto è rappresentato come quello spazio che può essere occupato da un corpo senza esserlo effettivamente. È dunque un attributo soltanto possibile. Ora, la nozione di vuoto, che è la più incorporea nel senso ovvio del termine, per come noi possiamo immaginare qualcosa che è privo di attributi, eccetera, è anche quella filosoficamente più complessa, tant'è vero che la missione del vuoto da parte degli stoici conduce la loro dottrina a grandi aporie che sono sviscerate nel libro di Breillet, eccetera, che forse in questa sede non potremo approfondire. Allora, quarto incorporo, il tempo. Allora, come lo spazio, anche il tempo è un attributo dei corpi. Il tempo poi inoltre ha un altro aspetto, che lo ricongiunge all'esprimibile, non applicandosi direttamente che ai verbi, cito Breillet, cioè i predicati che significano eventi incorporei, è in qualche modo l'operatore dell'incorporeità. Potremmo dire, così per usare un termine, è una sorta di shifter ontologico-linguistico, è quell'elemento che permette il passaggio dal corpo all'incorporeo. Allora, qui si apre una piccola parentesi in questa sede di catalogo, ma che in realtà è un problema considerevole, perché infatti sul tempo stoico si è aperto un grandissimo dibattito che ha dato poi luogo al libro di un libro importantissimo di Victor Goldschmidt, che è Le système stoïcien et l'idée de temps, che in qualche modo è proprio un prolungamento del quarto capitolo della théorie del libro di Breillet sugli incorpori, in cui Goldschmidt mostra in qualche modo l'insufficienza della tesi di Breillet sul tempo, eccetera, introducendo poi una nozione che sarà importantissima per Deleuze, che è quella di Aion, eccetera. Su questo potrebbe eventualmente tornare. Perciò, allora, spazio e tempo, non essendo più principi dei corpi, come accadeva in Aristotele, sono semplicemente delle maniere di essere dei corpi e rientrano nella categoria del possecon, la terza delle quattro categorie stoiche, allo stesso titolo, cito, di un'innumerevole quantità di altri esseri incorpori. Spazio e tempo, ed è questa è anche un po' la, se vogliamo, la vertigine stoica, non si distinguono dall'infinità degli eventi irrelati che popolano la superficie.
Ora, siccome nessun pensiero filosofico è innocente, ha sempre un nemico che lo determina, che lo costringe in qualche modo a pensare, tra questi effetti incorporei gli stoici pongono anche le idee platoniche, che nel quadro della loro riflessione non sono altro che la forma esterna dei corpi, l'esito, per così dire, terminale del dispiegarsi della causa attiva, il cui procedere non va pensato alla maniera, ecco, questo è importante, qui cito Breyer che cita a sua volta naturalmente alcune fonti stoiche, il procedere della causa, della forza interna, non va pensato alla maniera di uno scultore che fa una statua, cioè come una poiesis, bensì di un germoglio che sviluppa fino a un certo punto dello spazio e fino a quel punto soltanto le proprie capacità latenti. La forma esterna di un corpo è perciò, cito, subordinata all'azione interna che si estende nello spazio e non è determinata dalla condizione di dover colmare i propri limiti. Il limite, infatti, non è un corpo e le idee per gli stoici sono limiti posti arbitrariamente alla processualità della causa attiva. Da cause le idee diventano effetti, pure effetti incorporei. L'importanza che la teoria, perché questo libro, la teoria des desins corporels, assume per Deleuze, soprattutto per il Deleuze di logica del senso, è tutta qui. Cosa significa infatti rovesciare il platonismo? E questo è poi il programma dichiarato di logica del senso. Beh, non basterà di certo invertire semplicemente i termini e capovolgere la prospettiva. Che senso avrebbe privilegiare i simulacri e non le idee se i simulacri continuerebbero a dipenderne? Sarebbe una pretesa del tutto infondata, in fondo. Quel che serve è una strategia più sottile, che divori il nemico e lo riduca all'impotenza. Infatti, in ultima analisi, il registro incorporeo non è altro che il mondo ideale trasvalutato. Questa trasvalutazione, ecco, secondo me, il vero snodo teorico, avviene in nome dell'assenza di comunicazione tra il piano dei corpi e quello degli incorporei, comunicazione che invece Platone ammette, che è proprio costretto ad ammettere. Se i due piani non possono comunicare, l'attributo dipenderà completamente dalla causa corporea. In altri termini, non potrà separarsene. Resterà, e qui cito Breyer, alla superficie dell'essere. Il suo sarà una sorta di uno stare senza stare, un subsistere. Hyphestanei è infatti il verbo con cui gli stoici indicano questa esistenza liminare, questo qualcosa, ti. Il qualcosa, infatti, è la categoria più alta per gli stoici, perché è quella che comprende corpi e incorpori, che comprende tutto ciò che è dato. Si è detto di passaggio questo termine, questo verbo ifestana, l'ontologia del qualcosa, eccetera, non è poi troppo diverso, per esempio, da quell'Aussersein, fuori essere, con cui più o meno negli stessi anni in cui venne elaborata la teoria, cioè il 1904, Alexius Meinong elaborava la sua teoria dell'oggetto. E per esempio il verbo ifestane è lo stesso del quale si serve Vladimir Yankelevich per indicare lo statuto ontologico del nostro che, per esempio. Vabbè, tornando a noi, allora, per mezzo della strategia stoica tutto il mondo ideale mira verso la pura e semplice incorporeità. Verso questo piano che assume caratteri di superficie perché non può abbandonare i corpi da cui dipende. Ma muovendosi su questo bordo, andando cioè a costituire questa superficie inattiva e impassibile, l'incorporeo ha anche un'altra funzione, quella cioè di emancipare gli eventi. Essi infatti, benché non possano comunicare coi corpi, nel senso che appunto il rapporto è stato negato, quindi l'evento non comunica col corpo, possono tuttavia comunicare tra loro. Ed è qui che Breyer individua l'origine della moderna idea di fatto, l'idea di fatto che sarà quella degli empiristi inglesi, insomma, l'idea moderna che Breyer definisce appunto concetto ibrido che non indica né un essere né una sua proprietà, ma ciò che è detto affermato di un essere. Vado velocissimo verso la conclusione. Ecco, concluderei su questo. Allora, innanzitutto sul registro biologico di cui si servono gli stoici. Allora, come abbiamo visto, le immagini stoiche sono il germoglio e il fiore, ma anche, come è noto, la ferita, la cicatrice,
la piovra, anche tutto è natura, non ci sono architetti e scultori. Come osserva giustamente Rocco Ronchi nel Canone Minore, la celebre critica megarica ad Aristotele, o la polemica che c'è stata tra la visione megarica e quella aristotelica, che è una critica cruciale perché è in causa una filosofia speculativa, e come si sa i megarici negavano appunto l'esistenza del possibile, funziona solo sulla base di analogie ricavate dal mondo della poiesis. La causalità stoica invece è una causalità continua, una praxis non interrotta da fasi intermedie. Del resto la causa stoica, questo va sempre tenuto presente, in realtà è una sola ed è un elemento naturale, il fuoco, che gli stoici riprendono da Eraclito o Eraclito, cito Breyer, assecondando una sorta di ritmo, come dire, e di cui tutti gli altri elementi, qualità comprese, eccetera, non sono che un'attenuazione. Anche se naturalmente questa riduzione materialistica dell'uno per noi moderni, come ovvio, è del tutto impraticabile, rappresenta comunque lo sforzo, sempre valido, di pensare un tutto che vive, una totalità aperta. Tentativo che non sarà troppo lontano dalla più matura riflessione di Plotino, nemico dichiarato, come noto, degli stoici, che tuttavia può trovare con essi una strana complicità, forse. E qui è proprio il rilancio che faccio a Rocco Ronchi. Quando Ronchi nel Canone Minore parla dell'uno plotiniano come causa, sembra parlare naturalmente per analogie, tenuto conto della enorme, infinita distanza che separa stoicismo e neoplatonismo, sembra parlare proprio della causa stoica. Cito Ronchi. Allora, la causa causa tutto, spazio, tempo, movimento e le cose che si muovono nello spazio e nel tempo, perché è autisticamente chiusa in se stessa senza rapporto con l'effetto che genera. A fondamento dell'uno come processo di relazione c'è l'uno assolto dalla relazione. Il fondamento della relazione è l'assoluto della potenza. Fine della citazione. Perciò lo sforzo di pensare non l'uno e il molteplice, ma entrambe le cose in uno stesso lancio di dati, e cioè l'uno come causa, mi sembra inserire gli stoici, a maggior ragione appunto gli stoici, fra virgolette, superficiali di Breyer, nella linea minore del pensiero, rendendoli preziosi alleati di una filosofia speculativa della pura immanenza. E qui chiudo, il rimando a Ronchi è esplicito, e poi chiederei naturalmente in anticipo a Nicola Russo se l'ontologia stoica del qualcosa ha o potrebbe avere un qualche ruolo nell'ipotesi ontologica. Grazie per l'attenzione. Ora prendo la parola perché mi pare che questo sia l'ordine convenuto degli interventi. Mi pare che l'idea sia quella di fare degli interventi di una decina di minuti per permettere così di avere anche una situazione più dialogata, con la possibilità di riprendere anche le cose che sono state dette. Beh, innanzitutto ringrazio per l'invito, ringrazio gli amici di Cronopio, ringrazio Moroncini, Fogliotti per le parole che hanno utilizzato per presentarmi, e ringrazio Fogliotti in modo particolare perché evidentemente mi ha dato la palla in modo tale che io la possa colpire con una certa sicurezza. Io sostanzialmente vorrei dire due cose. La prima riguarda appunto la domanda con cui si è aperto l'intervento di Fogliotti. Che cos'è un incorporeo? Che cos'è un incorporeo? Certamente per rispondere a questa domanda, incorporeo è un termine negativo, dobbiamo partire dall'altra domanda, no? Che cos'è un corpo? Allora, io credo che effettivamente lo stoicismo sia una costola del megarismo. Cioè io credo sinceramente che gli stoici siano, come dire, coloro che elaborano, no? Rielaborano la questione megarica all'interno di una nuova concettualità che probabilmente i megarici non possedevano. E i megarici alla domanda che cos'è un corpo avevano dato una risposta che è la stessa risposta degli stoici. Un corpo è una potenza, nient'altro che potenza, che non si definisce a partire da idee, non si definisce a partire da classi, non si definisce a partire da forme, ma si definisce a partire dal potere, che è un potere
potere non da intendersi nel senso del potere del possibile, ma da un potere da intendersi come un potere che è costantemente in atto. Cioè l'equazione megarica, che è un po' l'equazione del pensiero presocratico, ed è l'equazione che viene messa in questione radicalmente, no? In dei luoghi decisivi per la nascita del pensiero occidentale, penso alla famosa metafora della colombaia nel Teteto, per esempio, oppure a certi luoghi del Carmide in cui Platone si interroga sulla possibilità di concepire la potenza come una facoltà. E per non parlare naturalmente del luogo costitutivo di quella che è la grammatica concettuale occidentale, vale a dire metafisica 9 e metafisica 9.3, dove chiaramente dalla polemica contro i megarici nasce la grammatica del pensiero occidentale. La grammatica del pensiero occidentale che evidentemente è basata su quella distinzione potenza-atto, no? Che è in qualche modo la chiave di volta con il quale si cerca di amministrare l'esperienza. Ebbene, i megarici affermavano un principio che io credo ripreso dagli stoici nella loro definizione di corpo, secondo cui vi è una perfetta identità, una sorta di equazione perfetta che unisce da un lato l'on, l'ente, dall'altro la dynamis e dall'altro l'energeia. Naturalmente on, dynamis, energeia sono termini che prendiamo dalla metafisica aristotelica. L'intera costruzione concettuale megarica è come dire debitrice, no? della metafisica aristotelica. Lo stesso celebre argomento di Diodoro Crono non è altro che è costruito interamente, no? su delle premesse che sono delle premesse aristoteliche, anche se chiaramente i megarici si muovono in un orizzonte che è radicalmente opposto all'idealismo platonico prima e al formalismo aristotelico, perché pensano il corpo, pensano l'ente a partire dalla potenza e pensano la potenza come potenza sempre in esercizio. Cioè come una potenza che non si può astenere dall'esercitarsi, cioè la potenza è tale nella misura in cui si attua. E un corpo si definisce proprio come diranno gli stoici, no? Utilizzando la metafora biologica, no? a cui faceva riferimento prima Fogliotti. No? Un corpo si definisce a partire da quella forza, da quella vis, che è atto e che si determina il proprio limite, ma determina il proprio limite non perché il limite viene dal di fuori, non c'è un limite trascendente, è un limite immanente, è il limite della potenza stessa. Cioè la potenza fa esperienza di se stessa attraverso il limite, nella misura in cui, incontrando il limite, la potenza che cosa scopre? Scopre ciò che non può non. È proprio nell'esperienza del limite che la potenza si manifesta in chiave puramente affermativa. Il limite è un limite immanente, non è un limite trascendente. I limiti trascendenti sono quelli dettati dalle idee platoniche. Mentre invece il limite per il megarico è un limite immanente all'esercizio della potenza. E questo è chiaramente uno dei motivi che Deleuze, come tutti voi sapete, riprende dagli stoici, ma in realtà la sua lettura di Spinoza è una lettura megarica di Spinoza. Il suo riferimento agli stoici è all'idea di corpo degli stoici, ma quell'idea di corpo degli stoici non si sarebbe potuta generare senza il passaggio attraverso questi socratici minori. Bisogna tenere presente poi anche questo fatto stranissimo, che è stranissimo, insomma, questo fatto non sufficientemente interrogato. La scuola megarica era una scuola socratica, era una scuola, Euclide di Megara, che è ritenuto il fondatore della scuola di Megara, era presente alla morte di Socrate. Non c'era Platone, ma c'era Euclide di Megara. Ebbene, lo stoicismo, secondo me, nella sua definizione di corpo come potenza e in tutta la sua anche visione della, biologica dell'essere come forza che si esplica fino al suo limite, evidentemente riprende questo. Che cos'è allora un incorporeo? Un incorporeo. E qui io, dalla lettura che grazie a questa traduzione ho potuto rifare nuovamente del testo di Breillet, no? È un po', mi verrebbe da dire che l'incorporeo stoico è
la potenza nella dimensione, nell'orizzonte del linguaggio. È ciò che la potenza diventa nel momento in cui si assume il linguaggio, cioè lo spazio logico, come orizzonte di comprensione del senso dell'essere. Allora, se si pensa alla potenza nell'orizzonte del linguaggio, che era il grande problema dei megarici. I megarici non erano affatto dei contestatori, dei neoeleati, no? Non erano affatto dei filosofi che mettevano in questione, che insomma, che volevano confermare la critica eleatica del divenire, eccetera. I filosofi megarici continuamente lavoravano su questo problema, cioè si chiedevano: Com'è possibile mettere l'assoluto del passaggio, l'assoluto del movimento all'interno del linguaggio? E la risposta che davano era che questo era impossibile, cioè che il linguaggio non poteva dire il passaggio. Non negavano la realtà del passaggio, come si ritiene, no? Secondo quella che è la vulgata scolastica, ma mostravano la eterogeneità tra, che è un classico tema che poi, non so, ritrovate nelle prime 10 righe del saggio sui dati immediati della coscienza di Bergson, no? L'eterogeneità strutturale tra il dire predicativo da un lato e la realtà, tra il dire predicativo e il fenomeno inteso nella sua presenza e nella sua attualità. Allora, mi verrebbe da dire che quando gli stoici riflettono sul tema dell'incorporale, in qualche modo giungono a questa conclusione, cioè giungono alla conclusione per cui la potenza nell'orizzonte del linguaggio non si può che costituire che come un effetto di superficie. Nell'orizzonte del linguaggio, cioè nell'orizzonte della relazione soggetto-predicato, sostanzialmente, il tessuto profondo del reale non può che strutturarsi che sotto forma appunto di un incorporeo, cioè di un effetto di superficie. C'è una frase che Breillet utilizza per introdurre gli stoici e che Deleuze riprende nella seconda serie di Logica del senso per chiarire qual è la posizione degli stoici. E lo stesso Fogliotti nella sua postfazione la sottolinea, no? Per indicarne un po' la centralità all'interno di tutta il lavoro degli stoici. Deleuze riassume così la posizione degli stoici alla luce della lettura breyeriana. Dice: quando lo scalpello incide la carne, il primo corpo produce sul secondo non una nuova proprietà, ma un nuovo attributo, quello di essere tagliato. L'attributo non designa nessuna qualità reale. E l'essere tagliato è un categorema. Cos'è un categorema? È un attributo che viene prodotto nel momento in cui la potenza reale di un corpo viene rifratta nel prisma del linguaggio. È il classico problema sul quale si era generato poi il conflitto tra la nascente filosofia platonico-aristotelica e la corrente megarica, no? O la corrente cinica, pensiamo ad Antistene, per esempio, no? Il coltello come può tagliare la carne? Come posso io alzarmi dalla sedia? Come può A diventare B? Nello spazio del linguaggio, naturalmente, nello spazio logico, questo è impossibile, vera è soltanto la tautologia. Dunque, l'unico modo di uscire da questo vicolo cieco, da questa aporia, era appunto quello di trasformare la proprietà in un attributo, la qualità in un incorporeo. Cioè in un effetto di superficie, cioè in qualcosa che non intacca la natura dei corpi, ma è come il prodotto, come dire, quasi fantasmatico, no? Dell'azione del linguaggio sui corpi. E tutto il problema da questo punto di vista, per esempio, mi sembra che la posizione degli stoici sia una posizione, lo dice Breillet tra l'altro alla fine del testo, adesso non ve lo vado a prendere perché insomma non ho tempo, ma lo dice molto bene Breillet alla fine del testo. Breillet dice: ma dopo tutto per gli stoici vale una radicale, come dire, eterogeneità dell'essere al pensiero, dell'essere al dire. L'essere corpo,
anche le qualità sono corpi, anche le virtù sono corpi. In questa affermazione la virtù è un corpo, non c'è mica niente di paradossale. Se ci pensate, dire che la virtù è un corpo non è altro che riprendere, mi pare, il sofista 247e, laddove, proprio a proposito della virtù, forse ho sbagliato la citazione esatta, ma dovrebbe essere quella, dove a proposito della virtù, nella famosa gigantomachia che separa materialisti da idealisti, no? Platone al suo protagonista, allo sofista di Elea, che per contestare, no, per cercare di ammansire, no, ammansire i materialisti che negano ogni realtà che non sia una realtà sensibile, bisogna avere un criterio minimo per definire che cos'è il reale, che cos'è l'esistente. E qual è questo criterio minimo che viene proposto proprio come termine medio, che dovrebbe mettere d'accordo queste due scuole, che appunto gli amici degli dei, gli amici della terra, che sono tra di loro in lotta mortale? È dover riconoscere che il criterio minimo per affermare che qualcosa esiste è riconoscere che produce un effetto. Niente esista che non produca un effetto, anche piccolo e una volta sola. Dunque, posso parlare della virtù come di un corpo perché produce un effetto. Perché la virtù è qualcosa che nella realtà dei rapporti sociali, dei rapporti umani, genera dei comportamenti. Ecco, e per gli stoici naturalmente la dimensione del corpo è omnicomprensiva, cioè rappresenta la dimensione del reale. Io ho la sensazione che la dimensione dell'incorporeo subentri nel momento in cui questa dimensione della potenza, che caratterizza tutte le cose che sono, viene ad essere rifratta nel prisma del dire. Allora, nel prisma del dire, ecco che compaiono degli effetti di superficie. Compaiono degli effetti di superficie che non hanno nessun rapporto con i corpi. Non c'è tangenza tra i corpi e gli effetti di superficie. Questa è una delle tesi più, se volete, anche scandalose, no? Del pensiero stoico. Non c'è rapporto, non c'è contatto tra il corpo e l'incorporeo. E non è un caso che sia solo nello spazio logico, nello spazio del linguaggio, nella dialettica, che gli incorpori fanno la loro comparsa. Non nello spazio della fisica. Non fanno la loro comparsa nello spazio della fisica, ma solo nello spazio della dialettica. E tutto questo, naturalmente, secondo me, ha una ricaduta importante nel pensiero di Deleuze, no? Una ricaduta molto importante perché da un lato, se si prende Logica del senso di Deleuze, che evidentemente è uno di quei testi attraverso i quali noi ci siamo rapportati al testo di Breillet ancora prima che fosse tradotto, no? Tutti lo conoscevamo perché era il testo che veniva utilizzato da Deleuze in alcune delle serie di Logica del senso per portare avanti la propria riflessione. Se prendiamo Logica del senso di Breillet, ecco, scopriamo che gli stoici giocano in quel testo di Deleuze due, come dire, hanno due partite diverse in un certo senso. Da un lato introducono il problema del senso e nella seconda, se c'è, sarà un secondo intervento, magari dirò qualcosa a questo proposito. Cioè introducono il problema del senso e introducono a quella che è una delle questioni chiave di Logica del senso, cioè alla neutralità del senso, al tema della neutralità del senso. E giustamente Fogliotti ricordava Meinong, perché è effettivamente Meinong il punto di riferimento di Deleuze quando legge Breillet. Più precisamente, per essere precisi dal punto di vista filosofico, il mediatore tra la lettura di Breillet, di Deleuze, e la teoria degli oggetti di Meinong è data da un libro straordinario di Hubert Elie, che viene citato in note in Logico del senso, che si intitola Le complexes significables, che è un testo di un medievista,
È un testo di un medievista del 1936, il quale mostra come vi sia una, come dire, continuità sostanzialmente tra la teoria stoica degli incorporali e l'idea che si sviluppa soprattutto nella scuola nominalistica francescana nel XIV secolo, e in particolar modo in autori come Gregorio da Rimini o Nicolas d'Autrecourt, che sono citati tra l'altro nel testo di Deleuze come punti di riferimento del suo lavoro, vi è una continuità tra la scoperta stoica degli incorporali e l'affermazione che si fa all'interno della scuola del pensiero di Gregorio di Rimini e di tutta una tradizione che ha in Duscotto, in Occam, no, i suoi punti di riferimento, è l'affermazione della esistenza di oggetti che sono reali senza essere esistenti. Oggetti reali ma che non esistono. Cioè oggetti che sono reali ma che non hanno, come dire, l'esistenza come loro, l'esistenza, ma che non sono dati nell'esperienza, pur essendo reali. E a questa dimensione del senso viene riferita da Deleuze a questa dimensione di un'oggettività che sussiste. Giustamente ricordava Fogliotti la distinzione tra sussistere, esistere e insistere, no? Che è di derivazione breyeriana e si ritrova in logica del senso. Ci sono degli oggetti che sussistono ma non esistono. Il senso, cioè gli incorporali, sono esattamente questo genere di oggetti. Da un lato c'è, come dire, la presenza in Deleuze di questa linea dello stoicismo, no? Cioè la scoperta della dimensione della neutralità del senso. Dall'altro, in Deleuze, dico dall'altro perché secondo me non sono non si conciliano l'una con l'altra. Dall'altro in Deleuze c'è, e questo comparirà nella famosa serie dedicata al poeta ferito, no? e alla questione etica, no? Che cosa vuol dire, se la morale ha un senso, dice Deleuze, vuol dire essere all'altezza dell'evento, cioè dell'incorporale, no? Quindi essere all'altezza della ferita, per esempio, che ha abbattuto il giovane al fronte, che deve essere assunta in proprio la prima persona. Ecco, questo secondo momento di Deleuze fa riferimento invece alla dimensione del corpo, alla dimensione della potenza che non può non attuarsi, alla dimensione del fatto, alla dimensione del destino, cioè alla dimensione megarica del pensiero stoico. E io non credo che le due strade siano perfettamente compatibili, già all'interno del testo deleuziano, cioè la strada da un lato del primato del senso, cioè degli incorporei come effetti di superficie, degli incorporei come ciò che il linguaggio il prisma del linguaggio mostra della natura del reale, e dall'altra parte l'idea che, come dire, la realtà si definisca a partire da una potenza che non può non attuarsi, che è l'idea che arriva appunto all'immagine del poeta ferito, no? del poeta che è stato incrinato, no? e che dice: la ferita esisteva prima di me e io sono nato semplicemente per incarnarla. Questo perché io trovo che Deleuze sia un filosofo che, per esempio, sia un filosofo che per certi aspetti è per via del suo spinozismo ha un piede dentro il modello megarico, dall'altra parte appartiene ancora alla tradizione maggiore del Novecento, e la tradizione maggiore del Novecento, lo sappiamo, è quella che pone il possibile al di sopra del reale, che ritiene la contingenza come l'evento strutturale costitutivo del reale. C'è il Deleuze che dice: senza il possibile io non respiro, ma c'è anche il Deleuze che dice che un corpo non è nient'altro che la sua potenza in atto. Non so se queste due strade possono convivere. Sicuramente sono due strade che derivano dallo stoicismo, che derivano dalla ripresa dello stoicismo nell'orizzonte di una nuova riflessione che è come quella deleuziana, che vuole, come è stato detto, rovesciare il platonismo, ma rovesciare il platonismo significa instaurarsi su un piano di immanenza assoluta, di immunismo radicale.
Questo vuol dire rovesciare il platonismo, vuol dire in realtà portare le estreme conseguenze una delle due radici del pensiero platonico stesso. C'è il Platone della ultramondanità e c'è il Platone della, come dice in quel strepitoso libro Lovejoy, no? Cioè della this worldliness, cioè di questo mondo qui, cioè un Platone che ragiona semplicemente sulla comunicazione, sulla necessità per l'uno di esprimersi e di comunicarsi. Ecco, direi che queste due anime convivono anche all'interno del pensiero di Deleuze, ma sono entrambe due anime che derivano dal pensiero stoico e da questa ambivalenza che c'è nel pensiero stoico. Da un lato, appunto, un pensiero che si orienta a una comprensione dell'essere nell'orizzonte del linguaggio e dall'altro un pensiero che rinnova il sistema megarico, che è basato sulla eterogeneità del linguaggio all'essere. Ecco, poi magari su queste cose, se facciamo un secondo giro, posso tornare. Adesso non voglio togliere tempo e spazio all'amico russo che deve parlare dopo di me. Benissimo, allora continuo. Io ringrazio innanzitutto Bruno, Francesco e Rocco. Maurizio Zanardi, naturalmente, per avermi invitato, nonostante io non sia né un esperto degli stoici né un esperto non solo di Deleuze, ma insomma di tanti autori di ambito francese che hanno letto il testo di Breyer e che ne hanno fatto ampiamente uso, fra i quali a partire da De Saussure, Lacan e così via, Foucault. Ci sono, diciamo, risonanze di questo testo in molta letteratura francese di quegli anni. Vorrei cominciare proprio da questo. È singolare il fatto che il grande debito di questa lettura risulti in una sorta di tradimento. In una sorta di tradimento non tanto del testo di Breyer, ma della filosofia stoica. Nel senso che a me pare evidente come cambi radicalmente di segno la valorizzazione dell'evento. Evento che nella filosofia stoica è insostanziale, del tutto insostanziale. È effetto di superficie, ma effetto di superficie non attivo, impassibile, non determina minimamente né le sostanze né le proprietà. È una cosa a margine, è uno scarto, Breyer lo dice, è un residuo marginale della vera vicenda dell'unica sostanza attiva che è il fuoco, insomma, delle sue varie configurazioni ritmicamente modulate su vari gradi di tensione, mentre nella recezione francese di questo tema l'evento cambia completamente di segno, insomma, in effetti risulta il luogo dove la vicenda della potenza, la vicenda della causa attiva acquista appunto senso, scarta dal semplice fatto marginale e diventa invece diciamo l'origine di un'apprensione anche etica del pensiero. Quindi c'è questo strano movimento per cui Breyer descrive diciamo così Francesco, se non mi sbaglio, la chiamava la trasvalutazione del platonismo, nel senso che le idee da enti eterni, autoidentici, cause ultime, scadono a appunto effetti di linguaggio. E tuttavia questa dimensione, lo faceva vedere anche Rocco, no? Dice come da un lato abbiamo l'idea che la realtà naturale sia solamente corpo e proprietà, anch'esse corpi,
mentre il resto è solamente effetto di linguaggio. Dall'altro lato, tuttavia, abbiamo questa, ma non so, autonomia, se vogliamo così, del categorematico, come la dimensione dialettica, che non riguarda più, questo volevo anche sottolineare, che non riguarda più attributi delle sostanze nel senso aristotelico, accidenti, ma appunto il termine intorno al quale stiamo parlando, il siumbama, l'evento. Che cosa è successo? Che cosa è successo con gli stoici? Breyer mi è piaciuto moltissimo, il libro di Breyer, per una serie di movimenti che fa. Innanzitutto perché pone lo stoicismo comunque su una linea di continuità, per quanto rappresenti una grande rottura con Platone e Aristotele, continuità che estende anche in avanti, riconoscendo nel neoplatonismo, acerrimo nemico dello stoicismo, eccetera, eccetera, molti motivi stoici. A dispetto di quel che potrebbe sembrare, lui vede addirittura nella contemplazione neoplatonica dell'uno qualcosa di molto più simile alla fantasia catalepticae degli stoici, che non piuttosto alla contemplazione delle idee platoniche. E secondo me ha molto ragione in questo. Dicevo, da un lato il suo ripercorrere la vicenda complessa, naturalmente, degli stoici, riconosce lui stesso che è molto difficile distinguere i vari contributi dei vari autori, è molto difficile districarsi fra testimonianze spesso ostili e tra loro contraddittorie. Opera scelte coraggiosissime Breyer nel leggere e intendere alcune di queste testimonianze, più o meno condivisibili, ma insomma molto, molto coraggiose. Oltre, a porre gli stoici in un contesto che complessivamente, devo dirti la verità, Rocco, non so neanche se possiamo chiamare di canone minore, ma forse tu non l'hai neanche detto esplicitamente, perché poi in effetti hanno rappresentato una corrente per molti versi portante, alludevi anche ai medievali, insomma, hanno lasciato tracce notevolissime in tutto il pensiero successivo. Un altro elemento che secondo me è significativo dell'operazione di Breyer è fare qualcosa di molto diverso da quello che si è fatto solitamente, cioè vedere il principio della riflessione degli stoici anche sul linguaggio non nella logica ma nella fisica, quindi radicare tutto il discorso nella fisica, in questa fisica particolare che effettivamente vede un'articolazione di piani che ripete termini, concetti della filosofia presocratica e di quella platonica e aristotelica, ma mutandoli completamente di senso, per cui la distinzione fra principi e cause, la distinzione fra principi ed elementi, la riduzione a quattro delle categorie, dove abbiamo nelle prime due la sostanza, che però è una sostanza, non ancora individua. La sostanza aristotelica comprende sia la materia ma anche il todet, la sostanza stoica no, è una sostanza tendenzialmente indeterminata che si determina a partire dalle proprietà, il poion, che è sullo stesso piano ontologico della sostanza, non è la prima delle seconde categorie, come in Aristotele. E dall'altro lato queste due categorie del post econ della sostanza qualificata in sé e in relazione alle altre cose, due categorie che sono ancora meno reali del Symbiopicos aristotelico, se vogliamo. Appunto effetti superfici, e nelle ultime, e rispetto a queste due ultime categorie che si gioca tutta la questione degli incorpori, in particolare l'ultima. Questo radicamento nella fisica
insomma, negli antichi la fisica è sempre ontologia, non c'è nulla da fare. E proprio in questo radicamento da Eienes, avrebbe detto Platone, nati dalla terra, che riconoscono solamente all'essere corporeo il carattere di entità reale. Quindi è realmente solamente ciò che è corporeo. In questa decisione ontologica, del dove, in che cosa identificare ciò che è veramente, ciò che l'essente veramente, secondo me si gioca poi un po' tutto il discorso. Francesco mi faceva la domanda co come consideri la distinzione fra essente e qualcosa in relazione all'impostazione ontologica dell'ipotesi ontologica, ma anche più generale. Ebbene, la considero come un indice del fatto che qualsiasi posizione determinata, specifica, del vero essere comporta la necessità di andarsi a trovare da qualche parte un non essente che tuttavia è qualcosa. Dove questo qualcosa, e molti dei critici antichi, tra i quali Ammonio, lo facevano notare agli stoici, in realtà è, continua ad essere secondo modalità differenti, essere un altro dicibile, lecton, continua ad essere, però posto nei termini del non ente, dell'incorpore, quindi del non ente, alla fine genera un effetto a cascata che secondo me all'interno della filosofia storica scardina l'ontologia, la scardina proprio. La scardina perché sotto il nome di ente va a finire quella che io chiamo la cosa e differenzio dall'ente, cioè va a finire proprio la cosa, va a finire il corpo, va a finire quella potenza di cui parlava Rocco, che non può che attuarsi, che è solo attuandosi, che non presuppone un possibile, magari destinato a rimanere tale. Ma si dà attuandosi e si dà attuandosi secondo appunto una dinamica che coinvolge l'intero esistente come ritmo, come pulsazione dell'unica sostanza, all'interno del quale Breuer nota, secondo me, molto bene che e lo scrive anche Francesco nella postfazione, all'interno del quale in realtà tutta l'enfasi degli stoici stessi sulle cause, la causa attiva e la causa passiva, alla fine è diciamo, la disarticolazione completa del nesso causale. Nessuna causa genera veramente un effetto. Gli effetti sono effetti di superficie, non sono né sostanze, né proprietà, né determinazioni. Sono qualcosa che accade, diciamo, sulla superficie di un mare. E dal lato del qualcosa, alla fine, quindi del non essente, va a finire tutto quello che era veramente essente per Platone, che era veramente essente per Aristotele, l'ente propriamente detto, l'ente ideale, l'ente noetico, l'ente che, mi piace molto una testimonianza sugli stoici, è in realtà solamente catalogichem fantasiam, quindi secondo un'immaginazione logica, dove logica significa sempre anche linguistica, anzi necessariamente sempre anche linguistica. Sono molto d'accordo con Rocco sulla sottolineatura della dimensione del linguaggio. Questo in Breyer è un po' più sfumato, perché spesso per Breyer questi effetti di superficie sono anche effetti effettivamente non strettamente linguistici. Lui ci tiene a differenziare il lecton dal simae nomenon, dal significato. Tuttavia, su questo tema ci sono molte, diciamo, ancora dispute vive. Tuttavia, io sono concordo nel considerare il lecton innanzitutto qualcosa di detto
fatto secondo appunto una fantasia, una immaginazione del logos, secondo un'immaginazione del logos, che è quel logos, Seneca ci ricorda, capace di dire la chimera, capace di dire tanti qualcosa non essenti, è capace di farlo in sostanza perché si attua sul piano del linguaggio un libero gioco delle associazioni. Gli stoici descrivono tanti modi in cui il linguaggio in qualche modo prende possesso su un piano insostanziale del mondo per trasposizione, per somiglianza, per cioè, tutta una serie di movimenti linguistici che appunto separano l'essente che è veramente, che è ineffabile. Breyer lo dice alla fine, cioè noi abbiamo la possibilità di conoscere, noi conosciamo effettivamente i corpi, ma li conosciamo nella fantasia cataleptichè, comprensiva, che è in buona sostanza la stessa interazione del nostro corpo con tutti gli altri corpi, è qualcosa che si produce come un'impressione, nel corpo che è l'anima, nel corpo che è il pensiero stesso per certi versi. E però questa immaginazione comprensiva è ineffabile, non riusciamo a dirla. Nel momento stesso in cui la diciamo, scadiamo immediatamente sul piano degli incorpori. Degli incorpori che appunto sono qualcosa, ma non sono veramente. Uno degli stigmi di questo passaggio, che secondo me è proprio il modo in cui viene elaborato il problema megarico dagli stoici, è rifiutare la cosiddetta parafrasi aristotelica, ossia rifiutare la possibilità di analizzare qualsiasi predicato verbale nella forma di copula più participio presente, più un attributo. Il lecton non è mai nella forma di una determinazione qualitativa. Lo storico ti dice, non è vero che il ferro, produce il caldo, il fuoco produce il caldo, ma è piuttosto vero che il ferro si scalda. Viene tutto tradotto sul piano verbale, che è il piano appunto dell'evento, del summa, di ciò che avviene, rifiutando a questo piano la struttura del sum bibi cos aristotelica, quindi la struttura per la quale struttura metafisica della sostanza, alla fine dei conti, per la quale un certo ipocheimeno, un certo sostrato, ad un certo sostrato ineriscono certe qualità. Non è così, semplicemente una potenza si esplica nell'esplicarsi in relazione alle altre cose e innanzitutto in relazione al pensiero e al linguaggio, mostra questi effetti di superficie. Quindi la movenza è esattamente questa, dal sum bibi cos al sum bama. Hanno la stessa radice, naturalmente. Semplicemente, se il sum bibi cos è ciò che conviene, il sum bama è il convenimento. È un convenimento che non tocca minimamente né la sostanza né le proprietà. Da questo naturalmente un'infinità di aporie, un'infinità di difficoltà che per accennare in questo modo, ma mi sto rendendo conto che parlo in maniera molto così episodica, comunque per accennare in questo modo alla questione del rapporto fra profondità e superficie, trova proprio in effetti nel prosciugamento dello statuto ontologico del limite,
la sua realizzazione. Questo era Proclo che contestava agli stoici l'aver dissolto il limite e col limite l'aver perso, diciamo, la possibilità di articolare il discorso sulle essenze, perché è certamente vero quello che diceva Rocco sul limite non come qualcosa che si impone formalmente dall'esterno, né tantomeno come vincolo di un qualche perieco, qualunque dimensione vogliamo porlo. Breyer nota che per gli stoici non c'è neanche possibile contatto fra le sostanze si compenetrano, e il limite del cosmo in realtà è un limite effimero, perché è semplicemente il luogo da cui comincia nulla, il vuoto. La concezione di una potenza come potenza vitale che si esplica espandendosi finché è se stessa. Quindi una concezione per la quale il limite esterno non è un vero limite, il limite esterno è semplicemente un riflesso secondario della sostanza attiva della cosa, è diciamo il luogo, ma questo potrei mostrarlo in particolare parlando del luogo, del tempo, del vuoto stesso, insomma, sono tutti termini per come la pone Breyer, ma io penso che abbia ragione, di derivazione direttamente aristotelica, dalla fisica aristotelica. Sono tutti questi esempi di incorporei, caratterizzano molto bene i problemi che si trovarono ad affrontare gli stoici dal punto di vista teorico, nella misura in cui non riconoscono, diciamo, entità al limite, perché di questo si tratta. Naturalmente, neanche per Aristotele il limite è una sostanza, ci mancherebbe altro, ma è certamente un ente. Allora il problema lì diventa quello, cioè nel momento in cui il linguaggio enuncia qualcosa ma non enti, come rendiamo conto di tutta una serie di cose? Termino, già ho parlato abbastanza, termino con la questione di nuovo del nesso fra ente e qualcosa. Dicevo prima, porre in qualsiasi maniera specificamente determinata il criterio dell'entità dell'ente immancabilmente genera dei problemi, perché non comprende tutto ciò che è detto, tutto ciò che è pensato, tutto ciò che è percepito e così via. Il qualcosa è al tempo stesso ulteriore all'ente e tuttavia di una ulteriorità che diventa assolutamente paradossale. Secondo me c'è un punto molto particolare dove si nota questo fatto. Secondo le lezioni, anzi, vabbè, per gli stoici il qualcosa è oltre l'ente, perché comprende gli enti, quindi i corpi, ma anche i non enti, questi quattro incorporei. Ma sempre nelle testimonianze c'è un altro elemento ancora, che è forse ancora ulteriore, c'è il non qualcosa. E il non qualcosa, se si vede bene, che dovrebbe essere proprio il meon che Parmenide vieta assolutamente di pensare e di concepire, alla fine, per un capovolgimento nichilistico che è tipo di questo tipo di discorsi, è il tutto. Il non qualcosa è il tutto. C'è la famosa distinzione
storica fra lo holon, l'intero, che è il pleroma plotiniano poi alla fine, che è il mondo dei corpi, tutto pieno, al bordo del quale c'è l'infinito nulla. L'insieme dell'holon e di questo infinito nulla è pan, è tutto. Che cos'è tutto? Non è niente, è un non qualcosa. Perché non è né corporeo né incorporeo, né essente né non essente. E fanno tutta una serie di né, che ricordano molto il neanche questo di Platone, no? Del Parmenide di Platone. Quindi al limite, diciamo, dell'ontologia degli stoici c'è questo. Questa equazione fra tutto e nulla. Io terminerei così, grazie per il momento. Bene, allora grazie molto a Francesco, a Rocco e a Nicola per questi interventi così ricchi, anche complicati qualche volta. Però spero che si sia compreso anche al pubblico che ci sta seguendo che dietro questa complessità, diciamo anche filologica, di come vanno letti i testi classici, poi si nascondono questioni molto presenti, molto attuali e abbastanza incandescenti, no? Perché appunto, perché altrimenti non si spiegherebbe perché un filosofo come Deleuze o anche altri esponenti di un pensiero recente che diciamo ha formato la maggior parte di noi in questi ultimi anni faccia uso attraverso la mediazione spesso di questo libro di Breyer, proprio dell'impostazione ontologica e logica degli stoici. A questo punto chiedo se fra coloro che sono collegati qua con noi in Zoom c'è qualcuno che vuole intervenire, porre qualche questione o fare qualche domanda. Ovviamente è benvenuto se è interessato a farla. Allora, nessuno si presta e si offre a un minimo di discussione. E allora, vabbè, vuol dire che Volendo, siamo. Prego. io avrei qualcosa Prego, prego, vai, vai, da Francesco. chiedere, o perlomeno qualche spunto di riflessione, sia per Rocco Ronchi che per Nicola Russo. Prego. Dunque, Rocco Ronchi ha parlato in modo abbastanza chiaro e netto di una eterogeneità tra essere e dire. Poi un altro argomento che sembra apparentemente slegato, che ha sollevato all'inizio Nicola Russo, è quello dell'etica. Vorrei cercare un attimo di connettere queste due cose, perché si potrebbe dire, ma in fondo in questo libro che è sugli stoici, che ne è dell'etica? Che in fondo noi siamo abituati a concepire gli stoici come i pensatori etici per eccellenza che danno luogo a questo saggio impassibile, eccetera. Beh, io potrei dire, da un certo punto di vista, non c'è una sola riga che non sia etica nella teoria degli incorporei. Ma perché? Perché credo che appunto questa separazione netta tra essere e dire, che sicuramente forse è reperibile con più chiarezza in Deleuze, eccetera, in Breyer non è del tutto ammessa. Per esempio, cito questo breve passo. Gli stoici, malgrado le apparenze, sono rimasti fedeli a questa tendenza. Se il pensiero dialettico nella proposizione non include più delle realtà, l'attributo pensato è nondimeno identico all'attributo oggettivo. E poi dice, in realtà lo dice prima, ma in fondo il realismo è ciò che accomuna tutte le logiche antiche. Gli antichi non hanno mai creduto che potesse darsi pensiero di ciò che non esiste. Ora, io credo che l'elemento propriamente scandaloso della concezione stoica, per come la ricostruisce Breyer relativamente agli incorporei, sia proprio che gli incorporei agiscono anche nella fisica. Cioè non solo nella lingua, nel senso il lecton come attributo è certamente un attributo che si esprime poi naturalmente nel linguaggio, ma è anche
qualcosa che, non su, che sussiste appunto, ma che non esiste nei corpi. Per esempio, la famosa frase di Sesto, quando un corpo agisce su un altro corpo, produce su di esso qualcosa di incorporeo. Cioè, il che significa che il simba, malevento, eccetera, è qualcosa che non intacca il corpo. Per esempio, la questione della ferita. La ferita fa male, indubbiamente, fa male, cioè fa soffrire. Ma per gli stoici è una realtà. A mio avviso, nella lettura di Breillet, non è una realtà. E allora a questo punto rientra tutta la questione etica. Cioè, gli incorporei sono anche, come dire, una destituzione dell'accidente. E non a caso, in qualche modo, mi sembra interessante vedere come il problema etico si sposti, per esempio, nella lettura di Deleuze. Mettiamola in termini estremamente rozzi. Se per gli stoici la ferita va in qualche modo sopportata, mettiamola così, proprio per intenderci, in soldoni, per Deleuze la ferita va eternizzata, nel senso che non c'è più questo elemento, cioè l'elemento di incorporeità deriva dal fatto che Deleuze riesce, come dire, a tenere insieme due concezioni dell'evento che sono l'aion, che è l'evento che lui riprende da Goldschmidt, che quindi è una sorta di eventum tantum, come dice lo stesso Deleuze, cioè un unico evento, è un unico colpo di dadi, ma al tempo stesso sono tutti fatti. E in qualche modo volere l'evento cosa significa? Significa ricondurre questi molti, questa molteplicità all'uno che è l'evento. E per questo credo che comporti una trasfigurazione dell'etica. Però non so quanto appunto l'effetto sia puramente linguistico nella lettura, o perlomeno nella lettura di Breillet non lo è. Oltretutto, proprio a partire dalla riflessione proprio appunto megarica, che poi anche lì bisogna vedere, è legata al problema della predicazione. Cioè, come faccio a predicare, come faccio a unire soggetto e predicato senza far sì che si confondano, eccetera, ontologicamente. Quindi c'è bisogno del verbo. E lì, per esempio, Breillet fa questo esempio, l'albero verdeggia, che sarà poi ripreso da Deleuze, logica del senso, che poi tra l'altro non è presente nelle Aristotele parla di alcuni filosofi che dicono che un determinato corpo non è bianco, ma biancheggia, eccetera. E che cosa significa? Significa che l'evento è qualcosa che insiste nei corpi, sussiste, eccetera, ma non può essere confuso con la realtà. Adesso mi viene in mente, per esempio, il libro che abbiamo recentemente tradotto con Saviani di Yankelevich, dove a un certo punto dice, il saggio, quando un saggio si trova alla fiera, è evidentemente riferimento a un saggio stoico, quando esplode il petardo, il saggio resta immobile. E poi aggiunge, è certo che no, salta anche lui perché è carne come tutti gli altri, però sa, a differenza degli altri, che è un meon, è qualcosa che non ha nessuna realtà. Spero di essere stato chiaro, non so se sono stato chiaro, e quindi chiederei a Rocco un parere su questo punto. Non sentiamo. Microfono, Rocco. Sì, scusatemi. Allora, no, io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Fogliotti. Vorrei fare una precisazione. Allora, qual è l'impatto che ha Breillet e la sua teoria degli incorporali nella logica del senso di Deleuze, no? Credo che l'impatto sia questo, cioè Deleuze muove da una distinzione ben acquisita all'interno della cultura del suo tempo, soprattutto all'interno a partire da Benveniste e dagli scritti di Benveniste,
sulla distinzione tra soggetto dell'enunciato e soggetto dell'enunciazione, no? Vi è un clivage, no? Tra soggetto dell'enunciato e soggetto dell'enunciazione, tra l'io che dice io, cioè tra l'io che dice io e l'io detto dall'io, no? E come dire, costruisce questa distinzione è tale per cui, insomma, non si può ridurre il soggetto a quello, al il soggetto trascendentale, al soggetto empirico, cioè non si può, si deve tenere aperta questa distinzione tra soggetto dell'enunciato e soggetto dell'enunciazione. Che cosa gli arriva dagli stoici? Che gli stoici gli permettono di trasferire questa distinzione tra soggetto dell'enunciato e soggetto dell'enunciazione anche all'ambito dell'oggetto. Cioè, anche all'ambito dell'oggetto, attraverso la teoria del lecton, si può distinguere l'enunciato dall'enunciabile. Così come si distingue a livello del soggetto, no? Il soggetto dell'enunciato, quindi l'io, diciamo, l'io soggetto della proposizione, dal soggetto dell'enunciazione, cioè l'io che dice io, così gli stoici gli forniscono la possibilità di replicare questa differenza anche a livello dell'oggetto, distinguendo enunciato ed enunciabile. Il lecton non è l'enunciato, cioè il lecton degli stoici non è, e Breyer lo mostra ampiamente, no? Lo mostra ampiamente, il lecton degli stoici non si risolve nella dimensione del significato, cioè dell'enunciato, del voler dire, di ciò che è detto. Il lecton degli stoici è l'enunciabile dell'enunciato, è il senso dell'enunciato. La distinzione tra lecton stoico e enunciato è la distinzione che passa, e che infatti Deleuze la ripropone, è la distinzione che passa tra senso e significato, cioè la distinzione freudiana tra senso e significato. E quindi che cosa gli forniscono gli stoici a Deleuze? Cioè la possibilità di articolare questa differenza tra enunciato e enunciabile, tra senso e significato, che è parallela e corrisponde alla distinzione tra soggetto dell'enunciato e soggetto dell'enunciazione. L'enunciato, nella sua differenza dell'enunciabile, in che cosa consiste questa differenza tra il lecton, l'enunciabile e l'enunciato? Nel fatto che l'enunciato è l'oggetto di una denotazione, può essere o vero o falso, mentre l'enunciabile dell'enunciato, che è la dimensione propria del senso, è ciò che non è in un certo senso né vero né falso, nella misura in cui verità e falsità si hanno quando dal senso si passa alla denotazione. E a questo punto Deleuze ha una macchina perfetta, in un certo senso, no? Ha una macchina perfetta a disposizione che gli permette di, come dire, di procedere, no? Nella sua filosofia, nel suo pensiero della pura immanenza, no? Proprio questa possibilità di distinguere, in altre parole, no? Il qualcosa intorno a cui si parla dall'oggetto di cui si parla. Questa è la cosa che Deleuze eredita dagli stoici. La possibilità, cioè, di individuare una sfera del senso che ha una sua autonomia, lui dice una sua sterilità, rispetto alla sfera del significato, che è la sfera della denotazione. E questo senso che viene individuato è quello che corrisponde, quindi è il correlato del soggetto dell'enunciazione. Cioè il soggetto dell'enunciazione è correlato a un senso, così come il soggetto dell'enunciato è correlato a un significato. Se si parla di etica, allora, l'etica come dire, Deleuze attraverso gli stoici si vuole fare, che vuole formulare, quella che viene formulata poi di fatto nel paragrafo sull'evento, la 21ª serie, quella dedicata a Jean Busquet, sostanzialmente, è un'etica che deve essere pensata come riferita proprio a questa coppia, soggetto dell'enunciazione, enunciato. La morale, invece, riguarda il rapporto tra soggetto dell'enunciato e denunciato. Ecco, è qui che si sviluppa la dimensione secondo me, almeno, insomma, propriamente etica della riflessione deleuziana, no? Cioè, Deleuze dice che bisogna essere all'altezza dell'evento, no? Cosa vuol dire essere all'altezza dell'evento? Che, insomma, è una formula che bisogna assumere il fatto così come è accaduto, no, è che bisogna porsi in questa
in questa dimensione che è in questa differenza, no? Tra soggetto dell'enunciato e soggetto dell'enunciazione e tra enunciabile e denunciato. Ritrovare nell'enunciato l'enunciabile, nel soggetto dell'enunciato il soggetto dell'enunciazione. E questo è il passo etico, la trasformazione etica di cui parla Deleuze quando parla di di un essere all'altezza dell'evento. Di un incarnare la ferita che ci ha preceduto, istituito per quello che siamo. Io credo che quella ferita sia proprio questa differenza tra il soggetto dell'enunciato e il soggetto dell'enunciazione e tra l'enunciato e l'enunciabile. Quella è la ferita. È la ferita originaria, insomma, è la ferita in qualche modo costitutiva, è il soggetto è quella del senso. Lì si pone il problema del senso. E si pone il problema di un senso che appunto è neutro e indipendente dalla denotazione. Vorrei citare, perché a me ha colpito molto, perdonatemi, un passo sempre di, cioè Deleuze a un certo punto nella serie dedicata alla proposizione e ai paradossi della proposizione. E i paradossi del linguaggio, no? A un certo punto cita questo pensatore del XIV secolo, Nicolas d'Autrecourt, no? E dice: ma in fin dei conti, lui ha detto molto bene, in maniera definitiva, che cosa è il senso. Che cosa è il senso? E noi capiamo. Che cosa è il senso se prendiamo in considerazione la formula con cui la posizione di Nicolas d'Autrecourt è stata condannata da una sinodo avignonese nel XIV secolo, no? E si diceva, beh, qual era la scandalosa posizione di Autrecourt? Che nella testa di Deleuze era una sorta di stoico in salsa medievale, eh? Era una sorta di, come dire, di replica in salsa medievale, in salsa di filosofia cristiana della posizione degli stoici. Qual era la posizione di Nicolas Autrecourt? Com'era denunciata? Beh, Nicolas Autrecourt osava dire che, e la formula è proprio questa, la formula me la sono segnata, la riporta Deleuze, quod contradictoria ad invicem idem significat, che i contraddittori significano il medesimo. Cioè, se io passo dalla dimensione del significato alla dimensione del senso, se passo dalla dimensione dell'enunciato alla dimensione dell'enunciabile, ciò che nella dimensione del soggetto dell'enunciato e dell'enunciato è contraddittorio, nella dimensione del soggetto dell'enunciazione e nella dimensione dell'enunciabile, invece è il medesimo. Cioè i contraddittori significano il medesimo. Al punto tale che, come dire, la dimensione del senso diventa questa dimensione in cui ciò che a livello di denotazione si oppone e si esclude coincide. Un po' come nell'inconscio freudiano, no? Dove non c'è negazione. Ecco. Quello è il luogo a cui guarda Deleuze in logica del senso ed è perché vuole raggiungere quel luogo che ha bisogno di Breillet e della sua lettura degli stoici. Perché gli permette di pensare una dimensione del senso del soggetto che viene prima dello stesso principio di non contraddizione. E in qualche modo, allora, alla domanda che poneva Fogliotti, mi verrebbe da rispondere in questo modo, cioè che lì c'è come dire, la dimensione etica di questo discorso. Lì in qualche modo si individua un modo di stare, no? Un modo di abitare, un modo di stare nel reale, un modo di stare che è all'altezza dell'evento. Per cui non siamo indegni di ciò che ci accade. Del resto, il titolo, ricordiamoci, il titolo del libro di Deleuze è Logica del senso.
Logica del senso, ovvero quel libro è un tentativo di enucleare la dimensione del senso nella sua purezza. E per enucleare la dimensione del senso nella sua purezza bisogna fare questa operazione di, come dire, un po' bastarda, no? Di estrazione del senso dal significato. E non è un caso che siano gli stessi anni in cui Deleuze sta maturando il suo rapporto con la psicanalisi, in cui sta maturando l'incontro con Guattari, in cui sta pensando e sono gli anni più lacaniani, tra l'altro, di Deleuze, questi qui sono gli anni in cui Deleuze sta veramente, è un po' come dire, l'interlocutore privilegiato di Lacan all'interno dell'università francese. Ecco. In questo senso, ecco, io penso che si possa parlare di una etica, no? Di un'etica. Allora, Nicola, vuoi intervenire ancora? Microfono, non ti sentiamo. Cerco di farlo brevemente. Vabbè, voglio dire innanzitutto quello che a me pare, leggendo le fonti del lecton, secondo me lecton è semplicemente, il lecton stoico è semplicemente la dimensione simbolica della fonia aristotelica. Quella famosa testimonianza per la quale un greco e un barbaro sentono una voce. Hanno entrambi catalepsi della cosa, e tuttavia l'uno comprende e l'altro no. E che cosa fa la differenza? Questo asomaton, che è il lecton, questo asomaton, chiaramente, dal mio punto di vista, poi, insomma, è la dimensione simbolica della fonia. Quindi, se il semainon, il significante, è la fonia, è la voce. E se insomma, il denotato è toiu parchon, la cosa, il lecton è diciamo, un medio nella misura in cui ci consente di connettere quel corpo che è la voce a quel corpo che è la cosa tramite qualcosa che il corpo non è, ma che insomma, agisce nel pensiero facendo da medio. Quindi senso nel senso di Frege, è la dimensione intenzionale e non essenzionale del significato. La dimensione etica, secondo me, è molto importante la parte sul tempo. Anche la parte sul tempo deve moltissimo ad Aristotele. Diastema kinesios lo definisce Zenone, intervallo del movimento. C'è, diciamo così, negli stoici proprio a causa della disentificazione del limite, cioè il limite non viene concepito come un ente, c'è proprio a causa di questo, diciamo, l'impossibilità di svolgere il discorso come lo svolge Aristotele. Perché Aristotele come svolge il discorso sul tempo? Se il tempo è il numero del movimento, di un certo movimento lo possiamo assumere come unità di misura per misurare altri tempi. Dove abbiamo il paradigma per fare questo? Nei fenomeni celesti. Per quanto riguarda gli stoici, nel momento in cui il limite non lo puoi prendere come un ente, quindi ti rimane solo la retta del tempo, ti rimane solo il continuo del tempo, devi negare esistenza al passato e al futuro, ma in un certo senso devi negare sostanza anche al nun. Lo faceva anche Aristotele, però la negazione della sostanza del nun, dell'ora, in Aristotele non è un problema, quello è un limite. Il limite non fa parte della retta, il limite la separa solamente. Negli stoici il nun, l'ora, diviene qualcosa che è metà passato e metà futuro, quindi niente, perché né il passato né il futuro esistono. Sta insieme alla espansione della dynamis, procede insieme alla espansione della dynamis, ma in realtà quando lo stoico ti dice esiste solo il presente, e secondo me qua Breyer ha un po' di titubanza nel leggere
quella cosa. Lui in realtà ti sta dicendo è solamente l'unico evento. L'unico evento è il mondo, l'unico evento è il fuoco, l'unico evento è il ritmo del fuoco. Quindi diciamo, certificare, ammettere l'esistenza del solo presente non significa affatto ricondurre, diciamo, il tempo semplicemente all'istante dell'enunciazione, per insomma, alludere anche a quello che diceva Rocco, cioè all'io che qui ed ora parla e dice qualcosa. E in quel parlare e dire è niun, è ora, è sempre ora. Il presente che veramente è l'intero ciclo nella sua eterna ripetizione periodica. Questo è immediatamente un discorso etico, perché questo è immediatamente il discorso che consente allo stoico di dire, lo dico con Nietzsche, sì e amen. Nella misura in cui appunto il possibile non è un possibile astratto. Il possibile è il possibile che già c'è sempre stato e sempre tornerà identico. Il saggio stoico afferma la razionalità, la bontà nella forma di necessità e libertà al tempo stesso del tutto e si concilia, appunto, in un senso che è minimamente morale, ma si concilia anche sul piano etico più profondo con la realtà. Io ho terminato. C'è una Allora, domanda da sì, Facebook? c'è una domanda da Facebook. La leggi tu, Francesco? Oppure volete che la leggo io? Sì, leggila. Allora, è Alessandra Campo che si rivolge a Rocco e chiede se trova plausibile dire che nel caso della ferita che colpisce il poeta stoico Jean Bosquet non si abbia a che fare con un incorporeo o senso o segno da incarnare, incorporare nell'esistenza. L'evento incorporeo si effettua a essere si effettua ed essere degni. Esserne degni vuol dire controeffettuarlo. Sempre in merito all'incompatibilità fra i due stoicismi di logica del senso, forse può essere utile richiamare la quasi causa come ordine incorporeo delle concatenazioni causali corporee, molto simile alla causalità intellegibile che Kant, nella risoluzione della terza antinomia, definisce esser causa della causa sensibile e corporea. Domanda complessa, per cui non so se l'ho letta bene in modo che sia comprensibile per tutti. Vai, Rocco. Ma direi che mi sentite? Scusate Sì, perché non. Allora, direi così, cioè direi che effettivamente la vicenda di Bousquet, come viene presentata da Deleuze, è, come dire, paradossale. Perché paradossale? Perché un incorporeo agisce. Perché un incorporeo, la ferita che è un incorporeo, produce, come dire, un'azione, agisce. E quindi ha una sua causalità, no? Una sua causalità che va controeffettuata, no? Una sua causalità che deve essere in qualche modo, che deve essere in qualche modo, a cui si deve corrispondere, a cui si deve corrispondere ed è, come dire, nella corrispondenza a quella ferita, no? Quindi direi nella dimensione etica, cioè nella dimensione del comportamento, nella dimensione del fare, nella dimensione dell'agire, che si realizza una corrispondenza a quell'evento, no? Quell'evento insorge e produce un effetto e si iscrive in qualche modo all'interno dei corpi. Quindi da questo punto di vista mi ricollegherei alle cose che diceva anche Fogliotti prima, quando diceva che insomma poi alla fine c'è una efficacia causale, quasi causale.
dell'incorporeo sui corpi. Cioè, in linea di principio non dovrebbe esserci rapporto tra i corpi e l'incorporeo, però di fatto, soprattutto sul piano etico, si dà efficacia causale dell'incorporeo sui corpi. Cioè, le virtù agiscono in qualche modo. Le virtù, cioè, hanno una dimensione di effettività e di realizzazione. Quindi, sì, mi sentirei di dire che è del tutto legittima questa osservazione, del tutto legittima. Rimanda al tema della causalità. Il tema della causalità era quello con il quale si era aperto anche questo nostro incontro, a partire dalla presentazione che aveva fatto Fogliotti del testo, e si tratta di capire di che tipo di causalità può essere portatore un incorporeo. Ecco, io credo che il tipo di causalità di cui può essere portatore un incorporeo è un tipo di causalità che paradossalmente ha trovato nella metafisica plotinica la sua espressione più adeguata, no? Abbiamo detto e ridetto che Plotino e gli stoici sono in rotta di collisione gli uni con gli altri, però se io dovessi pensare a che tipo di causalità è la causalità dell'incorporeo, beh, la causalità dell'incorporeo mi richiama la causalità unilaterale di cui parla Plotino e con la quale Plotino prova a spiegare il rapporto che sussiste tra l'uno e i molti, cioè la kinesis, la dinamica dell'emanazione. Cioè, cosa ci dice Plotino? Ci dice che la causalità si fa a partire da il processo causale, non richiede l'azione della causa, non richiede che la causa agisca, anzi, il non agire della causa è il fondamento dell'effetto, cioè si produce un effetto grazie al puro restare in sé della causa stessa. Cioè la causa senza muovere, no? Secondo un processo che del resto già aveva sfiancato Aristotele nel libro dodicesimo della Metafisica. Cioè la causa è in grado di produrre un effetto nella misura in cui resta separata. C'è causa per l'effetto, ma non c'è effetto per la causa. Quindi la causalità va solo in una direzione. Va solo in una direzione e c'è tanta, come dire, produzione di corpi quanto più c'è immaterialità, quanto più c'è incorporeo nella causa. È l'unico modo con cui Plotino può spiegare, come dire, la generazione, no? Perché l'unico modo con cui può spiegare la generazione è facendo riferimento a una causalità che si fa per contemplazione, dice Plotino. Che si fa, come dire, portando, lasciando come dire, che si fa per differenza e non per comunicazione. Ecco, allora, questo io credo sia l'unico modo con cui si possa spiegare la quasi causa degli incorporei. Infatti vengono definiti quasi cause gli incorporei, perché la loro possibilità di produrre effetti deriva dalla loro separazione di principio, tanto più separati quanto più in grado di produrre effetti. E quindi, come dire, se vogliamo, è quasi una causalità intelligibile da questo punto di vista, se vogliamo stare all'interno della prospettiva kantiana a cui si faceva riferimento. Come dire, di un modello di causalità che prescinde dal contatto e che si fa grazie alla differenza, grazie al non contatto, grazie alla separazione. Allora, sono le 9:10, cosa vogliamo fare? C'è qualche altra persona, qualcun altro che vuole dire qualcosa? Altre domande da Facebook? Sembra di no. Allora, no, posso dire una cosa io e poi chiudiamo, insomma. Vabbè,
C'erano molte cose che avevo in mente, ma adesso non c'è più il tempo per parlarne. Però su quest'ultimo punto, adesso non so, io ho l'impressione che non so quanto si possa parlare a proposito dell'evento di causa. Cioè non sono sicuro che l'evento in Deleuze o in generale abbia potenza causale. Cioè, ho l'impressione che perlomeno da quello che dice Breyer, da quello che è stato detto stasera un po' da tutti, la potenza causale appartenga al corpo e non mi pare che possa essere attribuita all'incorporeo. Dove il problema dell'incorporeo, perlomeno per come poi lo regge Deleuze, è quello di, credo, non so se si esprime così, non me lo ricordo più, in logica del senso, ma certamente successivamente si esprimerà in questa maniera, sia quella di un divenire quell'incorporeo che si è prodotto per l'incontro dei corpi. È il caso di Jo Bosquet, insomma, perché se no non si capisce, perché non tutti, credo, poi sappiano chi era Jo Bosquet. È un poeta francese, però è un poeta che dire, ha la caratteristica che un bel giorno, credo per un incidente, adesso non ricordo con precisione, diventa paralizzato Una e pallottola, vive, ha una parola, si paralizza e passa la sua restante esistenza, che è abbastanza lunga, chiuso in una camera e su un letto. E dopodiché però diventa, a partire da questo evento, che è l'incontro di una pallottola e del suo corpo, in tempi, se vogliamo usare proprio la diciamo l'impianto stoico come ce lo riporta Breyer, ha prodotto l'incorporeo dell'essere immobilizzati. Questo essere immobilizzati, che è l'evento che riguarda ovviamente esplicitamente soltanto Jean Bosquet, come dire, diventa quell'evento, cioè in questo senso è all'altezza dell'evento che si è prodotto. Non è che l'evento causi il comportamento di Jo Bosquet, perché altrimenti saremmo, mi pare, in una logica o in un'ontologia di altro genere. È che quell'evento si è dato e Jo Bosquet ha deciso, ma anche qua eviterei di usare questa terminologia perché rischia di essere fuorviante, si è posto nella scia di quell'evento e ha, come dire, portato avanti l'evento, lo ha eternato nella sua stessa esistenza, facendolo diventare, diciamo, l'orizzonte all'interno del quale lui ha continuato ad esistere e a produrre una serie di cose, questo sì, cioè la sua poesia, la sua posizione di poeta. Ho l'impressione che in questo senso si può parlare di un'etica, che ovviamente non è più l'etica, per restare, come dire, ai classici, e cioè il giusto mezzo fra gli estremi, ogni volta lo decidiamo perché deve essere ispirato a moderazione. Qua è il contrario. Cioè, Jo Bosquet è un immoderato da questo punto di vista perché non nega e non si deprime davanti all'evento che lo ha colpito. Non cerca nemmeno di fare finta che l'evento non si è dato. Penso, con tutto il rispetto ovviamente per queste cose, a coloro i quali subiscono un'amputazione, un altro tipo di cose, e dopodiché dimostrano a se stessi e agli altri che sono in grado di correre di 100 metri. Anche quello è un modo di essere all'altezza, però credo che sia diverso dal modo che, come dire, paradigmaticamente noi attribuiamo a Jo Bosquet. Allora, l'etica in questo caso non è tanto quello di trovare arrangiamoci di fronte a questa situazione, ma sposiamo questa situazione perché, come dire, c'è un elemento di contingenza che quella pallottola abbia colpito proprio il mio corpo, che diventa una necessità alla quale io non posso più sfuggire, e a partire da questo io riformulo la mia esistenza. Io sono d'accordo con quello che ha detto Rocco un attimo fa, quando ha rapportato la differenza fra il soggetto dell'enunciazione, il soggetto dell'enunciato, che Deleuze avrebbe trasferito sul piano dell'oggetto, no? Distinguendo fra lecton come significato, che poi entra in una proposizione,
e che dunque ne possiamo fare una serie di cose, dall'inferenza alla catena sillogistica o ad altro, e invece il fatto che l'evento sarebbe simile, diciamo, alla posizione del soggetto dell'enunciazione, a un dire più che a un detto determinato che entra in rapporti logico-grammaticali con altri detti, e che richiama, secondo me, quello che io ho capito poi della logica stoica attraverso Breyer e attraverso l'uso che ne faceva delle... cioè questa cosa che poi si ritrova anche in altri autori del Novecento, secondo cui appunto il predicato o la copula in realtà è azione. Il vero problema è che l'evento è azione. Io credo che sia questa la questione che pongono gli stoici. Ovviamente se poi andiamo a verificare tutte le cose in cui io non mi metto, perché io non ho le competenze per ragionare con voi sull'analisi dei testi o sulla storia della filosofia antica, non è lì il mio campo, però insomma, quello che mi sembra sia la ricezione, che poi è quello che può interessare me, di questa posizione stoica attraverso Breyer nel pensiero del Novecento, sta più in questo, cioè nel fatto che appunto siamo davanti ad un evento, non siamo davanti a predicati, non siamo davanti, ma siamo davanti ad azioni. Perciò la cosa dell'albero, non l'albero è verde, ma l'albero verdeggia, per cui nel senso che il povero Heidegger, che viene in genere bistrattato perché ha detto che il mondo mondeggia, in realtà era pienamente, come dire, diciamo, nella logica stoica, per cui appunto la proposizione o il giudizio è in realtà un evento, non è tanto appunto un legare termini fra di loro. Ecco, questo tema dell'evento che implica una etica del tutto diversa. Io mi sono anche chiesto, ma questo non so dare nessuna risposta, la base sociale degli stoici, nel senso che mentre la logica delle sostanze di Aristotele è chiara, cioè significa il possesso della roba, cioè, ed è una gerarchia fra chi ha e chi non ha più essere e meno essere, la logica stoica è una logica che a quale classe, cioè fa riferimento a una classe sociale di possidenti, ho avuto questa impressione. La logica stoica a quale classe sociale fa riferimento? Che vuol dire una logica dell'evento e del, in qualche modo, far diventare necessità quello che è puramente contingente, cioè il fatto appunto che quel coltello ha incontrato quella carne e ha prodotto, perché ha potenza causale, l'essere tagliato. E poi questo essere tagliato a quel punto diventa necessario e noi non possiamo che stare in quell'essere tagliato e proseguirlo. Un'altra cosa che vorrei chiedere a voi però, perché voi siete gli esperti molto più di me, è se in realtà questa potenza del corpo si esplica anche, perché a me dall'esempio che fa Breyer, che è diventato poi canonico, perché lo riprende delle... Io mi sono fatto l'idea che la potenza dei corpi avviene, si dà quando i corpi si incontrano, oppure avviene anche quando il corpo sta da solo, oppure in realtà anche quando il corpo sembra un corpo unico che sviluppa la sua potenza come il germoglio, in realtà alla fine è sempre un incontro fra corpi che produce l'incorporeo. Perché a me sembra, ma posso sbagliarmi, ripeto, per mancanza di competenze specifiche, che questo sia, se l'esempio dato canonico è quello del coltello e della carne, dello scalpello e della carne, allora si deve presupporre che i corpi sviluppano o producono la potenza causale che hanno perché si incontrano. Si dà un evento senza incontro dei corpi. Ecco, questa è una questione che solleverei perché mi sembrerebbe importante. Ho l'impressione che invece diciamo, l'evento sia sempre il risultato di un incontro dei corpi, che appunto è un incorporeo, nel senso che non è più qualcosa che appartiene all'ambito dell'ente, ma come diceva Nicola, mi sembra molto chiaro, appartiene all'ambito della cosa o del qualcosa in generale, che non è più relegato, diciamo, soltanto agli enti, cioè nel senso di una metafisica classica che è una metafisica degli enti, mentre questa appunto è una ontologia degli eventi. Basta, mi taccio. Se volete dire qualcosa,
se no su queste cose che ho detto così molto in libertà, se no io direi che lasciamo. No, è giustissima questa osservazione sull'agire e il patire. Io direi che c'è un agire e patire, un agire barra patire, perché è difficilissimo distinguere le due cose. Quindi io credo che anche il corpo solo agisca e patisca, cioè contemporaneamente, che non ci sia... Per esempio, ecco, quando Ronchi, per esempio, parla degli esempi mutuati sempre dalla poiesis, quindi dal fare umano, allora lì sì, possiamo, come dire, artificialmente fare una distinzione tra qualcuno che agisce, qualcuno... Ma quando si parlava, per esempio, del fuoco prima, come causa suprema, eccetera, il fuoco agisce e patisce. Il divampare del fuoco è un agire e patire su se stesso. Forse questo forse non si può chiamare evento, ma è la causa, proprio la natura della causa, questo agire e patire continuo. Credo di poter dire questo. Allora, ci salutiamo oppure volete dire qualcosa ancora? Ditemi voi. Volevo solo dire una cosa a riprova della bontà della tua ipotesi, no? Cioè, l'attributo, il categorema è detto dagli stoici un energema, cioè l'attributo è azione. Questo è una maniera d'essere, cioè proprio quindi non, a riprova di quello che dici. E poi anche altre cose, sono d'accordo con te, cioè non si dà evento senza incontro dei corpi, ma questo è come dire che ogni corpo è una potenza. Se io dico che un corpo è una potenza, la potenza per definizione è finita, perché se fosse una potenza infinita non sarebbe affatto una potenza. Cioè la potenza conosce se stessa attraverso il limite, è nel limite che giunge a riflettersi in se stessa e a scoprirsi come potenza. E nel limite si scopre nel suo destino. Questo è il punto chiave però. Cioè nell'esperienza del limite, qualsiasi potenza che nel limite, come dire, si attua fino al proprio limite, si scopre non come possibilità che poteva starsene in riserva e non esercitarsi, ma si scopre come ciò che non può non essere. Quindi paradossalmente nel toccare il limite, e questo per me è importantissimo per capire qual è l'etica degli stoici, nel toccare il limite e quindi nel raggiungere il suo limite immanente, la potenza si converte in destino. Si converte in destino, cioè voglio dire, pensate l'eroe omerico. L'eroe omerico è colui che nell'esperienza del limite, no, scopre ciò che non può non essere. E quindi, proprio per questa sua natura radicalmente finita, e proprio perché la potente è sempre il rapporto con il limite d'esperienza del limite, la potente è sempre il rapporto con altre potenze, perché che cos'è il limite se non il venir meno della potenza all'interno di un rapporto di forze, no? Di uno scontro con altre potenze. E quindi se non ci fosse questo incontro dei corpi non ci sarebbe effettivamente evento. E quindi sono completamente d'accordo con te. Poi l'altra cosa che ancora volevo dire, quando si fa riferimento al fuoco, no? Si dice, ah beh, in fin dei conti per gli stoici l'essere fuoco, no? Il ritmo del fuoco, le conflagrazioni, l'eterno ritorno, no? Ma cosa vuol dire che l'essere fuoco? Non è semplicemente una citazione di Eraclito. L'essere fuoco vuol dire pensare che l'essere non è nient'altro che potenza. Ma che tipo di potenza? Non la potenza che seduce gli spiriti, come dire, che non la potenza del possibile, non la potenza dei contrari, perché la caratteristica del fuoco è che non può non bruciare. La poiesis, no? È potenza dei contrari. Io posso accendermi una sigaretta come posso non accendermela. Ma la potenza del fuoco, che per l'etica stoica, no? In fin dei conti si tratta di come dire, di amare il fuoco, l'amor fati è l'amore del fuoco, la potenza del fuoco è una potenza che viene classificata dalla metafisica aristotelica come una potenza alogica. Perché è alogica? Perché è irrazionale, perché non è la potenza dei contrari, perché non è la potenza umana. E il saggio stoico è colui che fa propria questa potenza e lì vede la sua libertà, cioè vede la propria libertà nella manifestazione di questa potenza. Questa è la saggezza degli stoici, cioè riconoscere la propria libertà nel manifestarsi di una potenza alogica, e perché si è parte di questa potenza logica.
E quindi di nuovo sono quindi molto d'accordo su questo punto. Scusate. Allora, Aggiungere una curiosità, prego, perché hai certo. chiesto, diciamo, da dove provenissero. È molto singolare che gran parte di loro siano stati atleti. Cleante era un pugile, Crisippo faceva, la corsa di fondo, eccetera, eccetera. Solo Zenone, il primo, è noto come Flaccido, era un Epitteto era uno commerciante. schiavo, eh? Epitteto era uno schiavo, era un libero, era uno No, schiavo, infatti, eh? Per no, Hegel la cosa era importante. scusate se la cosa può sembrare stramba, ma in realtà perché mi chiedo perché la logica stoica torna talmente forte nel Novecento. Ci sarà una ragione storico-politica, sociopolitica, del fatto che tutti i pensatori importanti del Novecento fanno questo riferimento alla logica stoica, perché si può, ovviamente per essere, non è che è necessario essere stoici per essere anti-aristotelici, perché uno basta che usa Kant e va bene lo stesso. Ma il fatto che invece ci sia questo interesse particolare per una cosa apparentemente minore nella storia del pensiero, ma cioè, per parlare del canone minore di Rocco, è veramente interessante che appunto pensatori come Deleuze, come altri, lo stesso Lacan, facciano riferimento a questa prospettiva stoica. Per cenni, non sono mai che cose proprio tematizzate in modo esplicito. Io mi chiedo se c'è una motivazione al fondo politica in questa scelta dello stoicismo contro Aristotele. Vabbè, ma questa è una mia suggestione. Che vogliamo fare adesso a questo punto? Io credo che siano le 9, forse è il caso di salutarci. Che dite? Così facciamo riposare Rocco, riposiamo anche noi, anzi andiamo a mangiare oltretutto. Sei d'accordo, Maurizio? Che facciamo? Chiudiamo? Salutiamo? Allora, sono d'accordo, se Nicola vuole dire ancora qualcosa, ha qualcosa da dire, perché lo vedo incerto se dire o non dire, non convinto di non dire. Non convinto. Rocco, complimenti, perché se stai così in forma dopo un'operazione, cosa sei quando non sei operato? O forse proprio sei diventato la tua operazione, in questo senso sei andato al massimo proprio perché sei diventato la tua operazione. Ma Nicola, ti vedo sul punto di dire qualcosa. No. Ha spento il microfono, per cui non c'è niente da fare. Vabbè, penso che Niente di possiamo. importante. Aspetta, Bruno, dimmi, Nicola. Dimmi, dimmi. Niente di niente, cosa già detta, cosa più o meno già detta. Vabbè, e allora, Bruno. Vabbè, allora penso che possiamo salutarci. Ringraziamo ovviamente Francesco Fogliotti, Rocco Grazie. Renchi e Nicola Russo e ringraziamo anche tutti voi che avete ascoltato questa proficua, spero, e però complessa discussione filosofica di stasera. Arrivederci a una prossima occasione. Arrivederci. Ciao. Arrivederci a tutti e Grazie. grazie. Grazie, arrivederci.